Allora, ragazzi, io comincerei. Poi, ovviamente, parlate anche voi del vostro personaggio, di quale finale. Cioè, ora ci arriviamo sui finali. Di parlare di cosa ho fatto io. In realtà, io ho fatto 3 run. Ne ho fatte 2 completate. Una è in corso attualmente. Però, ecco, ora c'è da spiegare una cosa. La prima run è stata quella di cuore, cioè quella fatta appena è uscito il gioco. Mi sono fatta il mio personaggio, doveva rispecchiare le mie scelte. Non mi sono spoilerata nulla, non sapevo niente, non ho mai cercato niente online, non ho mai cercato risultati vari. Esatto, non ho mai risultato, non ho mai cercato risultati vari, niente, ho fatto di cuore. Sostanzialmente io in tutti i giochi cerco di essere molto... Allora, molto buona di cercare, ecco, il risultato più buono di salvare il mondo, essere la classica eroina, eccetera. E la prima è sempre quella personale. Infatti il mio personaggio in teoria mi somiglia, poi in pratica no, ecco, vi voglio fare vedere il mio personaggio, porca miseria. Ma mi sa che non ho fatto screen perché sono scema. Niente, me lo sono scordato, ragazzi. Comunque, ve lo farò vedere, magari lo metterò poi su Instagram. Ho fatto solo la foto della mia run... oscura, la mia run pulsione oscura, che è questa qua, che però non c'entra niente con me. Questa è una draw, io mi sono fatta umana. Sì, no, Tenaga, te lo mando, giuro. È umana, maga, studiosa, cioè erudita, una roba del genere. Prendila dal video YouTube dove crea il primo personaggio. No, l'ho cambiato quella, il fosco, l'ho cambiato, non è quella là. L'ho cambiato quel personaggio, poi l'ho ricominciato. L'ho ricominciato 100.000 volte in realtà, perché ogni volta non mi convincevo. E in realtà non è rimasta maga a lungo, perché in quella run ho multiclassato tutti. Cioè di puro ho lasciato solo l'Aizel. Perché come guerriera, poi tutti li ho multiclassati e quindi ho fatto maga, stregone e guerriero. Cioè, ho fatto 3 classi perché volevo mettere l'azione impetuosa, cioè quella di fare 2 volte l'attacco, l'azione. E quindi l'ho fatta praticamente per tutte le classi. Anche io multiclasse e druido ranger, perfetto. Quindi io ho multiclassato alla grande con la mia prima run. Ciao Sofia, così parliamo qua, perché con Sofia pure ci siamo visti a cena. A Milano abbiamo cenato insieme, non potevamo parlare di Baldur's Gate perché tutti gli altri che erano a cena con noi non avevano finito Baldur's Gate, quindi non potevamo parlare del finale. Adesso qui, tranquillamente, stiamo parlando di Baldur's Gate 3. Detto questo, io quindi ho cercato di fare le scelte più tranquille, ho preso tutti i personaggi senza saper leggere, senza saper scrivere. Ragazzi, io alla fine, parliamo direttamente del finale, ho avuto il finale migliore, secondo me, in assoluto. Cioè, io sono felicissima del finale che ho avuto nella mia prima run di Baldur's Gate 3. Mi è piaciuto tantissimo. E sono stata... Cioè, ho avuto culo, non lo so. E brava, hai giocato senza saper leggere. Ho avuto fortuna, non lo so. Però ho avuto il miglior finale in assoluto. E avevo... Oh, sono riuscita a salvare Karlach mandandola agli inferi con Will. Coso Astarion è diventato un vampiro nobile. Cioè, non l'ho fatto diventare vampiro cioè supremo, è rimasto progenie. Però è diventato un vampiro che usa i suoi poteri per aiutare le altre persone. Insomma, Laizel, ragazzi, è diventata guerriera della cometa, cavalcava il drago, cioè il top del top. Ho tradito ovviamente l'imperatore, ragazzi, ma perché non si poteva fare quella vita. Ho tradito l'imperatore e mi sono alleata con Orpheus e l'ho fatto diventare illitid. Diventare Orpheus Illitid quando c'era l'opportunità di scegliere: diventi tu Illitid o fai diventare Orpheus Illitid? Magari lo fai tu, io no. Tra l'altro, la mia best friend totale era Laizel. Quindi, proprio io, ragazzi, Laizel l'amo follemente. Cioè, che devo fare per questa donna? Io ho un debole, cioè, per me è meravigliosa. L'adoro. È un personaggio così espressivo,
Cioè, c'ha quegli occhioni super dolci, anche se lei è durissima. Che poi a me in generale piacciono anche proprio le persone così. Mi piacciono proprio le persone che sembrano dure, che hanno quella scorza dura, che sono ciniche, che sembrano... Vabbè, lo sapete come Raiden, per esempio, no? Mi piacciono le persone così, che sembrano renegade, ma poi le conosci e sono degli orsacchiotti, ecco. E lei è... Lysel è così. Lei è un'orsacchiottona. Ci siamo capiti. Era anche la mia amichetta, sì. Perciò io, lei me le... A parte che, ragazzi, è la più forte del gioco. Cioè, se voi giocate di default, senza andare troppo a smanettare con le... Perché se poi vi mettete a multiclassare, a sistemarvi le classi, ovviamente diventano tutti super forti. Però così, se giocate standard, chiunque si porta appresso Lysel dall'inizio alla fine, perché è super forte. Quindi me la sono portata sempre dietro e alla fine volevo che lei diventasse... avesse il suo sogno realizzato. Infatti, il fatto che io abbia tradito... Io non volevo tradire l'imperatore, perché a me il personaggio dell'imperatore è piaciuto tanto. Per me era un bellissimo personaggio, anche la rivelazione su chi è lui in realtà mi ha colpito. Cioè, normalmente avrei cercato di tenermelo più stretto possibile, ma io solo per non deludere Lysel mi sono alleata, cioè, con Orpheus. Ho salvato Orpheus, quindi l'ho fatto tutto per lei. Tutto per lei ho fatto. La Emma è tolta dal party, troppo forte, esatto. Quindi io ho avuto, tra l'altro, la romance è andata, ora parliamo delle romance, la romance mi è andata benissimo, il finale è super bello. E che devo dire? Tutto bellissimo, ho avuto il miglior finale possibile. E tra l'altro il padre di Will vivo, Will diventato, non mi ricordo più come si chiama la sua, comunque è diventato, ora non mi ricordo più come si chiama, il suo ruolo alla fine, aiutatemi, spada di Avernus, e infatti lui va in Avernus con Karlach. Domanda, ragazzi, ma poi stanno insieme? Io non ho fatto romance né con Will e con Karlach, però a me pare di sì, cioè ho capito male io? Ci scommetto che hai romanzato Gale. Ora parliamo di questa cosa, perché a me è fallita la missione. La missione è fallita, la romance fallita, brutto. Non si capisce bene. Nel nuovo finale sembra di sì. Ragazzi, quando vanno insieme Karlach e Will nell'Avernus, Karlach hai bombato con l'imperatore. Per prova sì. Poi ho ricaricato, perché è bruttissimo alla fine, dopo che lo fai si vedono i tuoi companion che ti guardano. Poi ho ricaricato subito, no. A parte non lo farei mai, perché poi, a parte i tentacoli, a parte fa schifo, no? Cervello di fuori, ma poi sotto i tentacoli c'ha... Allora, stavo dicendo, Karlach, perché quando nel nuovo finale... Voi sapete che è stato aggiornato Baldur's Gate 3, hanno messo un finale in cui c'è un party, alla fine una festa, e Karlach ti viene a trovare e lei dice: bello essere agli inferi, nell'Avernus, però con una persona che ami. E proprio lei dice love, proprio. Quindi, parlando di Will. E quindi praticamente stanno insieme, no? Che cutie! In effetti Karlach e Will stanno benissimo insieme. Due cuori buoni che si compensano. Karlach più esuberante, Will più posato. Stanno proprio bene. Sì, che carino. In inglese può semplicemente essere love tra amici. No, per come l'ha detto non sembrava love tra amici. Tozzo dice: l'ha detto pure a me, però io ho la romance con lei. Questa cosa è strana, allora. Non lo so, però da come mi ha... Io lo vedo dal mio punto di vista, io non ho fatto la Roma, era la mia amichetta Karlach, io ero terrorizzata. Ragazzi, tutta la seconda parte del gioco l'ho fatta sudando freddo per Karlach. Cioè, sudavo freddo per lei, tutto il tempo, perché pensavo, oh, ma io però c'è sta cosa e quella deve morire, ma io come la risolvo? Ma qua stiamo andando a combattere l'assoluto e non ho risolto il problema di Karlach, ora se muore, tutto il tempo. Quindi ero terrorizzata da sta cosa. Alla fine se ne è uscito Will
la porto con me negli inferi. Ma amore mio, ma davvero mi risolvi così la situazione? Me lo potevi dire prima. La mugliera mi ha regalato Baldur's Gate 3 alla Befana. Negli ultimi 6 mesi ho giocato solo Diablo, quindi avrò un bel po' di spoiler stasera, ma fa nulla. Ma no, ma non ti prendere gli spoiler, raga, cure. È un peccato. Grazie, Ketam. È un peccato, no. comunque... su Baldur's Gate 3 hai fatto la fight più bella di tutto il gioco, quale? Quella con Raphael. Perché quella per me è la fight più bella di tutto il gioco, solo per la musica. Solo per la musica, ragazzi. La fight più bella è lui. E ovviamente ho fatto la fight con Raphael. E io sono rimasta scioccata quando quello ha cominciato a cantare. Ragazzi, poi se gli fate silenzio, non canta. Grazie Sapphire a 88. Cioè, se voi gli fate silenzio, non canta. Quindi significa che sta cantando mentre combatte. Questa cosa? Uscire pazzi, ragazzi. Con Arlip che ho fatto? Allora, la stessa cosa dell'imperatore. L'ho fatto e poi ho ricaricato. Allora, ragazzi, con Arlip ho fatto... per vedere, perché ragazzi uno vede, no, cosa succede nella vita, poi ricarichi, giusto? Quindi io ho fatto, e è stato molto imbarazzante, perché cioè voi immaginate questa situazione, quei companion fermi che guardano. Tra l'altro, se non erro, io avevo appresso a me Gale, Astarion e un altro, ovviamente Lysel, cioè Lysel è sempre con me. Se non erro, io avevo la romance con Gale, ma ha disapprovato Astarion che ho fatto sta cosa. Perché Astarion non ha disapprovato, non gli è piaciuto che ho fatto. Quindi ho niente, ho ricarica, forse lo dovevo coinvolgere. Grazie Alessandro M2509. No, poi ho ricaricato perché è stata veramente imbarazzante. Mi devo antepentita. E poi ci sono io che non ho giocato a Baldur's Gate, non ci giocherò perché non è la mia tipologia di gioco, mi godo la live con spoiler di cose di non ho la minima idea di cosa sia. Okay. Io mi sono perso Gale proprio non incontrato. È tipo, mio fratello sta giocando a Baldur's Gate 3 e non ha reclutato Will e Karlach, se li è persi. È già al secondo atto. Io ho detto, ma Will e Karlach li hai reclutati? No. No, non so chi siano. Ma come? Detto questo, allora la romance. La mia romance è stata... E Will lo becchi sicuro. Infatti, ho detto: scusa, ma al boschetto lo vedi, Will? Boh, no, sarà che non... siccome Will è in mezzo ai ragazzini, lui li allena nel boschetto. Se non ci parli, non lo prendi. Ci devi andare a parlare. Mio fratello sicuramente non ci ha parlato. Vabbè, non si è avvicinato a quel gruppo di persone. È andato direttamente a salvare Alcin al coso dei goblin. Vabbè. Stavo dicendo, la romance. La mia romance stava andando male. Io stavo quasi giudicando male un po' tutte. Cioè, la romance in generale in Baldur's Gate 3. Invece poi mi sono completamente ricreduta. Devo dire la verità. Perché... sì, ho reclutato Minsk, ovviamente. Mi spiace tantissimo che Minsk sia alla fine. Cioè, perché così tardi? Cioè, io l'ho reclutato praticamente poco prima di andare al finale. Me lo sono goduto pochissimo, Minsk. Quindi è un peccato, avrei voluto vederlo molto prima. Io ho ucciso Mintara senza sapere fosse una companion. Anche io nerd talk show, infatti io Mintara non l'ho avuta nella prima run, l'ho ammazzata e basta. Poi ho scoperto dopo che era una companion, l'ho scoperto nella seconda run, perché la seconda run, ora ve la spiego come l'ho fatta. La seconda run l'ho fatta super cattiva, ma super cattiva di quella cattivissima. Allora, torniamo al discorso romance col mio personaggio base. Ovviamente il mio obiettivo era Gale, perché io sono banale, nelle mie romance di tutti i giochi io alla fine vado, la faccio sempre col classico umano standard,
Gale è sicuramente bellissimo, è mago come me, quindi il fascino, però poi simpatico, anche se non è proprio il tipo che piace a me, ok? Perché a me troppo simpaticoni non mi fanno impazzire. E sempre, sempre, ripeto, mi piacciono quelli un po' più, eh? Però vabbè, Gale mi sembrava la scelta più ovvia, vado a fare sta romance, ragazzi, ma Gale è una red flag ambulante, Cristo santo, non è impossibile, cioè, ma io nella vita vera l'avrei mandato a quel paese dopo 3 minuti, ma come fa a parlare continuamente, a parte di sé, ma continuamente della sua ex, del fatto che lui si è innamorato di Mistra, e Mistra di qua, e Mistra di là, oh, madonna santa, e ho fatto sesso con la dea, io so... Mamma mia, ma ha troppo, cioè a livelli preoccupanti, ma poi anche l'idea che lui voglia diventare un dio, che ha questa cosa, lui voglia diventare dio, vuole sfidare Mistra, già sta cavolata l'ha fatta Carsus e lui no, la faccio io che sono più bravo, no sei scemo, cioè anche la sua storia personale l'ho trovata quella più noiosa di tutti, i companion, forse l'unica noiosa, sì, cioè proprio non mi è piaciuto proprio. Poi la cosa è... Sì, mi faccio saltare in aria. Qual è il problema? Ma non sei normalissimo. Esatto, Kagure. Mistra pazzi le balle. Quindi a un certo punto, ragazzi, io... ero veramente un po'... Mi era caduto, no? Ho detto... non lo so... Ste romance, e poi ho avuto solo quella con Gale. Poi anche la scena d'amore con lui. Andiamo a appuntamento e lui mi fa, facciamolo nella trama, quindi per finta, quindi non, cioè tipo virtuale. E io gli ho detto, no, scusa, voglio fare veramente, non virtuale. E lui, ah, va bene. Scusa, mi fa ridere. Va bene. La facciamo e non si vede niente. Cioè, scema, spunta un letto, va nero e non si vede un cavolo. E tipo, oh, che bellezza proprio sta scena. Invece poi ho visto la versione virtuale, era molto più bella, molto più... Però io, non, l'idea non mi piaceva, volevo andare per cosa tradizionale. E quindi con Mistra che ci guarda, ovviamente, ma lui fa tutto per lei. Secondo me lui ha nella sua testa l'idea, così Mistra mi vede. Inquietante. E invece, quando a un certo punto, quindi avevo perso le speranze, ho detto, che palle, è andata così sta romance un po' bruttina. E avevo io, ovviamente, avevo seminato anche con altri, cioè volevo vedere, avevo flirtato anche con altri. Tipo Astario non mi dispiacevo, quindi avevo flirtato con lui, avevo flirtato soprattutto con Alcin, che mi piaceva molto. Però sono arrivata al terzo atto e con Alcin non si muoveva non succedeva niente. Quindi niente, Alcin zero. A un certo punto, di punto in bianco, quando avevo perso le speranze totale, arriva Alcin e ci prova di brutto, ma brutto di brutto. Usando parole bellissime, cioè, ma come l'hanno scritta sta romance? Ma l'hanno scritta dei poeti, ma bravissimi, ma io vi applaudo forever, così si scrivono le romance. Mi ha detto le parole migliori, precise, più belle che quelle che mi volevo sentir dire, perciò ho detto subito, vado a mandare a quel paese Gale. Però Alcin mi fa... Alcin mi fa... Vai a chiedere a Gale se vuole partecipare. No. Io ho detto, questo non lo so. sì, cioè nel senso, ma che dici? Va bene. E ci sono andata da Gale, ovviamente Gale, no. E ho detto, niente, Alcin non vuole partecipare. E Alcin mi fa, vabbè, ci perde lui. Non ho detto proprio così. Comunque, alla fine, al di là del discorso poliamoroso, la romance con Alcin, bellissima. La scena, troppo bella. Ovviamente non l'abbiamo fatto da orso. Io gli ho detto, no, rimani umano, perché è meglio.
è umano elfo. E poi niente, il finale è bellissimo. Alla fine, tra l'altro, andiamo insieme nei boschi, quindi alla fine stiamo insieme proprio ufficialmente, eccetera eccetera. Quindi è bellissimo. A me Alcin è stato rapito. Francis, anche a me ha rapito Alcin Orin. Infatti lui ha fatto il suo passo avanti per la romance dopo che l'ho salvato da Orin. Ecco, questa cosa per esempio, che Orin rapisce qualcuno, non mi era piaciuta per niente. Non mi è piaciuta proprio come idea. Mi ha dato molto 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 fastidio, perché io ero immersa nell'atmosfera di Baldur's Gate, della città, pronta a fare tutte le secondarie. Quindi ero bella lì, che faccio tutte le secondarie, ma prendo con calma assoluta, può stare là dov'è, perché io devo fare questo, questo e quest'altro. A un certo punto mi rapisce Alcin, e secondo voi, tra l'altro dicendomi, non lo so come lo trovi, se lo trovi vivo o se lo trovi morto. Perciò mi è venuto di rushare, ho iniziato a rushare, avevo un'ansia, dovevo trovare sta Orin. No, prima devi risolvere gli omicidi, che poi in realtà puoi bypassare, non per forza li devi risolvere. Però insomma, avevo capito questo, che per trovare il tempio di Baldo dovevo risolvere la quest sugli omicidi. Quindi avevo un'ansia, quindi questa cosa mi ha portato un po' a rushare il terzo atto, quella parte del terzo atto, per poter salvare Alcin. L'ho salvato... Però ecco, questa cosa non mi ha fatto impazzire. Alla fine non penso che cambi molto se rushi o non rushi. Non credo che lo uccida. Però penso che se lo uccide dipende da certe scelte. Non so se passa troppo tempo lo ammazza. Questo non lo so. Io subito sono andata a salvarlo e ho fatto bene. A me ha rapito Lyzel, che non avevo romanzato per niente. Chissà qual è la logica del rapimento. Punished. No, ma neanche io avevo la romance con Alcin. Io avevo la romance con Gale a quel punto. La romance con Alcin è partita dopo che l'ho salvato. Semplicemente, se non sbaglio, rapisce quello con meno affinità che hai fuori dal party. Forse. Io con Alcin evidentemente avevo meno affinità, anche se poi vi ho fatto la romance. La romance non si associa necessariamente all'affinità. Ci sono alcuni personaggi che non fanno partire scene di romance, tipo Starion, se non hanno abbastanza affinità, però le due cose non sono strettamente legate. Quello che conta di più è che ha iniziato dei certi dialoghi di flirt. A me Alcin è morto perché ho fallito i dadi durante la cerimonia di Baal. Esatto. Condorge rapisce Yenna. No, Maddy Michael... A me con la pulsione oscura mi ha rapito Gale. Quindi no, non rapisce qualcuno di fisso. Li rapisce così. Qualcuno che non è nel party. Non si sa. Non credo ci sia una logica precisa. Io Alcin l'ho scassato di botte dopo che ha ucciso Graffio. Ma non era Alcin però, Tato Zord. Quella era Goso. Era Orin. Gale era nel party e me l'hanno preso. E com'è possibile? Questa cosa mi sembra strana. Alcin che è stato corrotto. Vabbè, comunque da me Alcin non ha fatto niente di male a Graffio. Alcin, poverino, niente. Comunque finisco la run con il mio personaggio, finale stupendo, salvo il mondo, uccido l'assoluta, tutti belli, tutti felici, tutti contenti. Anche Cuore Scuro l'ho fatta diventare Selunita. L'ho fatta diventare Selunita quando c'è stata la cosa con i suoi genitori. Ho fatto scegliere a lei, perché c'è la parte in cui ci sono i suoi genitori, tu puoi scegliere se farglieli uccidere oppure no. E io ho detto, scegli tu. Cioè, ragazzi, non posso scegliere io per lei una cosa del genere. Uccidi i tuoi genitori, non uccidere i tuoi genitori, ma tieni il dolore a vita. Sono cose che devo decidere io o sono cose che deve decidere lei? E ho detto, scegli tu. Io mi aspettavo grandi conflitti interni da parte sua. Lei non ha neanche un... tentennato neanche un secondo. Va bene, ammazzi i miei genitori. Pum, ammazzati. Ah, ok. Va bene. Sì, abbiamo fatto le stesse cose, Sofia, vedi? Le ha ammazzate subito, cioè non ci ha pensato manco un secondo. Comunque, vabbè, alla fine lei rimane da sola. Un po' mette tristezza il fatto che lei rimanga proprio sola.
Però è bello, cioè poi quando ci vediamo nel party alla fine del post finale, comunque si vede che lei ha riscoperto una nuova vita, è diversa, è molto più allegra, molto più felice, tipo, come se fosse rinata, quindi non sono pentita assolutamente di questa scelta. Allora, poi ho detto faccio l'opposto. Faccio la pulsione oscura, voglio fare una run con un personaggio che sia totalmente cattivo. Il mio obiettivo era quello di diventare la villain, di diventare la cattiva assoluta, appunto diventando io l'assoluta, cioè dominando io l'assoluta. Ed è quello che ho fatto, cioè ho ottenuto poi questo finale, dominato l'assoluta. Però non è solo questo che mi ha veramente stupito di questa run... pulsione oscura, cioè la run cattiva. Non mi ha stupito il fatto che io potessi diventare villain e mi potessi alleare coi villain. Mi sono alleata con Gortash. Ragazzi, parentesi Gortash. Facciamo una parentesi su Gortash. Allora, Gortash viene presentato come giovane e bellissimo. Allora, giovane e bellissimo... Non lo so, ragazzi. Cioè, non ho capito. Non l'ho capito io, giovane bellissimo. Sapete cosa sembra? Sembra un quarantenne che va all'Etna Comics a fare un cosplay di un personaggio di Final Fantasy. Cioè, non lo so. Comunque, secondo me non si sono regolati bene col discorso giovane e bellissimo. Comunque. non so. Vabbè, detto questo, Gortash avrà il suo fascino, una bella voce. Però, insomma. Sembra un quarantenne, va a un concerto dei metalli. Quarantenne, ma se io sto meno 55. Sì, 40 anni ce l'ho io. Diciamo, sì, 50 anni, io sono 45, 46. Però bel vestito. No, no, vabbè, bellissimo vestito. Però, insomma, lui non tanto. Detto questo... Infatti ci sono le mod per renderlo bello, giovane e bello. Un parcheggiatore abusivo. Secondo me non si sono regolati. Secondo me quando hanno preso l'attore hanno valutato solo le foto di 20 anni fa. Ha usato charm sulla narratrice. Segni particolari bellissimo, dice Lentano. Comunque, stavo dicendo, mi sono alleata con Gortash, tutte cose, quindi non è solo il fatto che ho potuto fare la cattiva totale, la villain, ma mi ha scioccato, questa è una cosa che non mi aspettavo, come cambiano i companion. Cioè, i companion non hanno solamente una loro versione, sono... Cioè, io ho scoperto un lato di Alaezel, ma soprattutto di Astarion e Shadowheart... pazzeschi, cioè ho scoperto il loro lato oscuro che può arrivare veramente agli abissi totali. E Astarion diventa uno stravillain. Astarion, che nella mia run principale era un patatino, è diventato un patatino patatoso che salvava le persone. Nella run pulsione oscura è diventato un maledetto disgraziato, che altro che Orin, Ketrick Thorm, ma quale? Quelli erano dei cagnolini. Astarion era un maledetto che ha ammazzato 7000 persone per il suo potere. Diventa super cattivissimo. Che se ammazzi i bambini spunta a prova. Io scioccata comunque. E poi anche Shadowheart, comunque, ha il suo bel lato oscuro. Che se continui a perseguire la parte oscura, quindi di come si chiama? Di Char, lei insomma si crogiola in questa oscurità di Char totalmente, anche con molta ignoranza, cioè con lei devi essere cattiva, cioè devi anche mentirle, non dirle nulla sui genitori, insomma devi essere veramente una cattiva. E Laezel è ancora più particolare perché lei non l'ha intorti, lei non gioca sulla moralità. A lei non interessa il discorso moralità, lei puoi ammazzare gli innocenti come non ammazzarli, non gliene frega niente. Ho notato questa cosa, io pensavo che lei disapprovasse
che ne so, lo sterminio del boschetto dei druidi. Non gliene fregava niente all'Aesel. All'Aesel interessano solo le motivazioni, le sue idee, che non hanno niente a che vedere con la moralità, bianco e nero, buono o cattivo. Gliene frega niente. Le interessa solo perseguire l'obiettivo della salvezza degli bianchi e delle sue, di quello che ha in testa lei. E lo fa indipendentemente da come lo fai tu. Cioè, è un personaggio estremamente particolare che difficilmente viene rappresentato nei videogiochi. Sì, è puramente neutrale, però è estremamente devota alla sua causa. Anche se anche lei la puoi intortare. Addirittura la puoi anche convincere. Io, per esempio, nella mia run Pulsione Oscura ho ucciso come si chiama? Orpheus. Lei ovviamente, io ti ammazzo, ti spacco la faccia, ti distruggo, ti devasto, ma alla fine no, perché alla fine l'ho convinta, quindi riesci a intortarla fino alla fine, nonostante lei fosse molto devota alla sua causa. Non lo so, Sofia Eleda, per me Astarion è proprio malvagio. Cioè ha fatto veramente delle cose super malvagie. Cioè, scusate, ma già solo il fatto di ammazzare 7.000 persone, tra cui bambini, li abbiamo visti, solo per ottenere potere, non lo so, per me quella è pura malvagità. Pura malvagità. A me l'Aesel nella prima run è morta nell'atto 1, indovina come? Ci sono vari momenti in cui può morire l'Aesel. Non mi dire già direttamente quando è nella gabbia, perché... Però 7.000 vampiri, sì, siamo d'accordo, però sono persone. Non lo so. Ah, quando prova a ucciderti la notte, può essere? L'hai convinta ad uccidersi lei? Questa cosa l'ho provata anch'io, l'ho provata, però poi ho detto no, non voglio ucciderli. Su Astarion, quando devi convincerlo a non ascendere, puoi fare un tiro di percezione. Capisci che lui vuole farlo per paura e perché è drogato di sangue. Sì, però una volta che lo fa è totalmente inebriato da questa cosa. Ecco, esatto, questo è vero. Sei cattiva tu, vai ad alimentare il suo caos. Sei cattiva anche tu, vai ad alimentare il suo caos. In D&D ci sono gli allineamenti. Caotico, malvagio, sarebbe stato sempre malvagio. Per quello credo che inizialmente sia sul neutrale. Infatti la mia idea... Ecco, ora parliamo di questa cosa, ragazzi, che me la dovete spiegare. Io in tre run ho fallito sempre la romance con Astarion. Come si fa? Cioè, Non riesco a fare la romance con Astarion. Non c'è verso. Non che a me piaccia Astarion a livello di... Però volevo provarla, in particolare nella Pulsione Oscura. Perché io mi immaginavo sta romance super tossica. Volevo fare una romance super tossica in cui io l'ho... Da Pulsione Oscura lo volevo portare proprio giù nei suoi meandri più brutti. Volevo portarlo a diventare lo schifo che lui non voleva essere ancora di più. Però da romance. Niente. Non fallito sempre. Ogni volta che ci ho provato... No, io ho altri standard. Perché? Come si fa? Come la risolviamo? Il sangue gliel'ho fatto bere tutte e tre le volte. Gli ho fatto bere tutto il sangue che voleva. Cioè, non capisco come perché. Tutti dicono... Cioè, ho cercato online perché devi avere abbastanza approvazione. Ma io ho una buona approvazione sua all'inizio. Ma come si fa? Cioè, più di così cosa devo fare? Ci provo tutte le cose per provarci e lui... No, altri standard. E alla fine, anche continuando dopo a flirtare, non c'è verso, non si triggera mai. Ci sono riuscito facilmente. No, lo so che tutti ci riescono facilmente. È il più romanzato in assoluto. Infatti ho chiesto pure a Chiara Preziosi... La mia amica Chiara, io ho detto scusami, ma che lei ovviamente passa di Astarion. Ma come si fa sta romance? Perché io in tre run l'ho fallita sempre. Mi dice sempre che non gli piaccio. Sempre. Nella run buona, la run cattiva. Che devo fare? Sempre. Ci provo, faccio tutto quello che vuole lui. Mi approva, approva, approva e poi...
Ecco, a Sanremo se non triggeri la scena al party, dopo il boschetto non lo prendi più. Adrio, e quando io al boschetto gli dico al party, facciamo, mi dice, non sei abbastanza per me. Niente, non c'è verso. Se non gli piaccio, ognuno, che devo fare? In qualsiasi forma è... Comunque, la terza run che sto facendo, invece, sono un po' boring nella terza run, perché la mia terza run è esattamente come la prima. Cioè, sempre me stessa, le mie scelte, sto facendo tutto esattamente normale, però completista. Sto facendo una run completista in cui sto cercando di fare tutto il fattibile senza una guida, cioè sempre da sola, cercando di esplorare ogni anfratto, fare tutte le missioni, prendere... Aprire ogni barile, aprire ogni cassa, aprire ogni cassetto, tutto. Infatti, questa run mi sta sembrando troppo facile. Sto cercando anche di... Forse aumenterò la difficoltà. Sto giocando a bilanciato, però mi sa che metterò stratega, grazie a Miss Frombo. Perché giocando così, prendo ogni anfratto, prendo ogni cosa, sono piena di pozioni fin sopra i capelli, ne ho 100.000. Quindi praticamente ogni turno posso usare una pozione. Mi sta sembrando troppo facile. Poi anche ormai ho acquisito l'esperienza, per cui già di suo mi sembra più facile. Poi, ovviamente, essendo così ben preparata. Sì, vabbè, le missioni non posso farle tutte perché una scelta ne preclude un'altra. Però, voglio dire, la voglio fare più completa perché nella mia prima run, ovviamente, mi sono lasciata delle cose dietro e non è che io abbia proprio esplorato. Invece, qua leggo ogni libro. Leggo tutti i libri, sto leggendo ogni diario, ogni casa. Ah, ecco, parlare con tutti gli NPC. Grazie, Ultra Roby Win. Per ora sono a 180 ore. Nella mia seconda run ho scoperto anfratti che nella prima run mi ero totalmente perso. Mio fratello l'altro giorno mi fa: ma tu lo sai che ho scoperto che si salta al secondo atto? Parlare con tutti i morti, parlare con tutti gli animali, cioè sto cercando di fare tutto e sempre qualcosa me la perderò, sicuro. Ah, e sto cercando anche di arruolare Mintara. Non so se si può fare, ragazzi, questa cosa, perché non so se Mintara si possa arruolare solo se sei cattivo, perché nella mia run cattiva, ovviamente, alla fine la romance ho fatta con Mintara, nella run cattiva, nella pulsione oscura, perché... Mi è saltato addosso, quindi ho detto: vabbè, Astarion non mi si fila. Faccio con Mintara. Mi sembrava una cosa. Però poi Mintara non è neanche così cattiva. Sono rimasta male. Pensavo fosse più cattiva. Volevo un personaggio super cattivo. Non è così cattiva. E quindi sto provando a vedere, ma forse non si può fare, di arruolarla lo stesso anche se non sono cattiva. Cosa ho fatto? Nell'accampamento dei goblin non l'ho uccisa, l'ho stordita. Ancora devo arrivare alla torre dell'alba lunare, vediamo un po' che succede. Però qualcuno ha detto: no, anche se fai sta cosa, comunque è buggata, non funziona. Non lo so. Puoi arruolarla senza uccidere uno scontro, basta stordirla senza ucciderla. E io non l'ho stordita. Vediamo, sto provando a vedere se riesco a prenderla. Io l'ho stordita, ma poi non l'ho trovata più. Ci sono rimasta malissimo. Ecco, perché ho sentito che in realtà sì, la devi stordire, però forse è un po' buggata sta cosa. Solamente se forse non devi parlare, non le devi parlare. Io invece ci ho parlato, cioè, boh, non lo so. Comunque, no, voglio vedere se riesco ad arruolarla. L'atto migliore, non lo so, ragazzi. Sto gioco va. È un crescendo. Non lo so. Tutti e tre belli sono. Secondo me è un crescendo. Forse il terzo. O il secondo. Io sono qui soprattutto per convincermi a prendermelo. Ancora non lo so. Pessima. Sono pessima, lo so. Ma come ti spoileri tutto, Cione? Io l'ho rubato i vestiti e me ne sono andata. No, e io l'ho rubato il vestito. Forse. Forse non dovevo.
Deve essere temporaneamente ostile, cioè una volta stordita da rossa diventa gialla la sua icona. Questo non ci ho fatto caso, Honor. Non ci ho fatto caso. Ah, sono vestita come Mario quando mangia il fiore. Sì, sì, sono Super Mario Fiore. Non ci ho fatto caso, onestamente. Il 3 è stupendo, ma ti senti veramente sopraffatta perché ci sono miliardi di cose da fare, invece pensi di essere vicino alla fine, invece altre 50 ore. Infatti io penso di godermelo di più in questa run perché non ho la fretta di finirlo. Mentre la prima avevo la fretta di finirlo, perché non lo avevo ancora finito, quindi volevo vedere. Poi comunque, insomma, non lo so, forse c'era l'idea di fare la recensione, poi la cosa è durata troppo e quindi ho detto, beh, non lascio perdere. Adesso non ho nessuna fretta, me lo sto facendo con la massima calma e me lo sto godendo come mai. Ma proprio mi sto godendo i dialoghi, non ne sto saltando nessuno, mi sto godendo tutte le battute doppiate, non salto niente, tutto al massimo massimo, molto molto lentamente, come è giusto che sia. Nella run Renegade certi compagni ti hanno abbandonato, sì, mi ha abbandonato Will e di conseguenza Karlach, non l'ho potuto arruolare perché ho ammazzato tutti al boschetto dei druidi, tipo quella secondo me è una delle cose più cattive che si possano fare in un videogioco, in assoluto, cioè veramente puoi fare cose, poi la scena di Astarion con... come si chiama il suo cuzzino, no, aiuto, ce l'ho in mente, con la C, aiutatemi, Casador, ecco. La scena con Casador è di un cruento, è terribile, mi ha turbato quella scena, quando lui però la fa da cattivo, mi ha turbato, mi ha scioccato, non so, sono troppo sensibile. È bellissimo fare anche il Dark Urge Redento. È del tutto diverso. Esatto, anche questa cosa mi attirava tantissimo. Cioè, fare anche la pulsione oscura non cattiva, ma che vuole recuperare, vuole allontanarsi da questa pulsione. Anche questa è una bellissima idea. Ecco, poi io volevo anche fare, per un certo momento volevo fare una full Illithid Run. Cioè volevo proprio diventare... Ah, ecco, ho fatto prendere ovviamente il tadpole, in italiano, parassita. Vabbè, non mi ricordo come si chiama. Comunque, a tutti. E li ho fatti diventare semi da Mind Flayer. Il girino. Girino si chiama in italiano, lo chiamano, non mi ricordo più. Il coso comunque, il girino, va bene, gli ho fatto prendere il girino, quello astrale, a tutti, e quindi erano tutti con gli occhi neri, tutti con lo schifo, e Astarion, che era quello che voleva tutti i poteri, io voglio tutti i poteri, quando gli ho detto di prendere sto coso, mi fa no, perché poi io sono bellissimo, divento brutto, l'ho convinto, eppure lui aveva tutto sto coso qua, e a me faceva una tenerezza l'Aizel che... Le facevano schifo per ci sono stata un po' a convincere. Alla fine per me si è presa sto coso e era tutta deturpata. Mi ha fatto troppa tenerezza. Io dentro di me dicevo no, non lo farei mai nella mia run, la mia Lysel, no. Che hai sacrificato per ottenere la forma del carnefice? Tu sacrificare qualcuno? Questo non me lo ricordo. E poi è bellissimo che dopo che diventi carnefice vai da tutti, guarda, sono il carnefice. Mi ricordo, si doveva sacrificare qualcuno? Ah, non ho sacrificato nessuno io. Will, mi sa tantissimo di Jacob di Mass Effect 2. Sì, Zirael, è vero. Ci vuole una persuasione altissima per convincerli. Sì, sì, però ammetto di aver ricaricato i salvataggi perché volevo farla full, come dicevo io. Mi doveva... Nella mia run normale, quello che capita, capita. Ma nella mia... run pulsione oscura la volevo fare in un certo modo preciso. A me aveva detto che non voleva trasformarsi in un altro mostro. Cambia proprio da cosa fai durante la storia. Io ho ucciso Isobel. Alcuni sacrificano la romance.
Vabbè, ovviamente. Ah, sì, io, vabbè, Isobel era stracrepata. Ho fatto morire tutti quelli della locanda. Tutti sono morti. Quindi, sì, tranquillamente è morta Isobel. Cioè, proprio dovevo essere super cattiva. Anche lui, problemi col padre, guarda caso. Sì, vabbè, i problemi col padre sono dei classici. Comunque, questa idea anche dei personaggi che cambiano. Quindi tu non vedi solamente, cambiano a seconda delle tue scelte, quindi la scrittura è estremamente curata anche da questo punto di vista, non solamente in un senso, ma anche se cambi idea, è veramente forse unica e rarissima. Io mi sovviene solamente in, per esempio, Dragon Age Origins, il personaggio di... Alistair, che era la mia romance in Dragon Age Origins. In Dragon Age Origins, tra l'altro, una romance bellissima. Romance bellissima. Quella mi ha segnato, secondo me, la romance più bella che abbia mai fatto. Lui a un certo punto cambia a seconda delle scelte che fate. C'è un sacco di linee di dialogo, esatto. A seconda delle scelte che fate. E cambia proprio carattere, diventa più aspro oppure più rimane dolce, perché lui è super dolce, super tenero a seconto. Alla fine di Dragon Age Origins, lui a un certo punto mi ha lasciato, cioè, così non me l'aspettavo proprio, cioè era una romance bellissima, io mi ha lasciato perché lui doveva diventare re, può anche non diventare re, doveva diventare re, e quindi mi fa, siccome io non ero nobile, perché avevo scelto come background ovviamente la maga, quindi non ero nobile, e quindi mi ha detto no, ci lasciamo perché tu non sei nobile. Io tipo what? E lo volevo convincere, si poteva convincere l'opzione convinci a diventare l'amante. Ci ho detto vabbè, faccio l'amante, perché lui voleva sposare una nobile, cioè non è che voleva, era il suo ruolo. E lui mi ha detto no, perché io non voglio farti diventare un amante, perché io poi non voglio tradire mia moglie, eccetera. Invece, se io avessi fatto un'altra scelta nel gioco, lui avrebbe accettato perché avrebbe cambiato il suo carattere. Ecco, questa è una cosa che non avevo visto più in nessun altro gioco. Le ho riviste tantissimo per più personaggi in Baldur's Gate 3. Bellissimo. Fenris nel 2 ci sono affezionata. Ecco, Astarion mi ha ricordato tantissimo un personaggio di Dragon Age 2 che si chiama Fenris. Fenris è un elfo, come Astarion, ha i capelli bianchi, come Astarion. E come Astarion è un elfo che aveva un master, diciamo un padrone, che lo picchiava, che lo sfruttava, che lo aveva traumatizzato per tutta la vita. E c'è una missione, come con Astarion, per vendicarsi. Preciso, cioè proprio Astarion è Fenris, identico, copia, incolla. L'unica differenza è che Astarion, Fenris non è un vampiro, però a parte questo era identico. Fenris non ha minimamente la caratterizzazione di Astarion, ma minimamente, neanche lontanamente. Astarion è scritto molto meglio, Astarion è molto più meglio caratterizzato, meglio interpretato, più bello, cioè non c'è proprio paragone come personaggio, però. E la cosa bruttissima di Fenris è che odiava i maghi, perché il suo master, il suo padrone era un mago. Però sta cosa era fatta malissimo, perché io ero maga e avevo la romance con lui. E lui ogni minuto davanti a tutti doveva dire: maghi fanno schifo, maghi devono morire tutti, io odio i maghi, se vedo un mago gli spacco la faccia. E io tipo accanto, ah sì, cioè... perché? Nel senso... Questa cosa non era contemplata, non ci avevano pensato che io potevo essere maga e avere la romance con lui. Mi ha insultato indirettamente per tutto il gioco. Poi anche una volta ha detto: sono tutti uguali, non se ne salva nessuno. Magari a dire, tranne te. Vabbè, niente, non voglio spoilerare invece Dragon Age, parliamo di Baldur's Gate. La scena del pianto liberatorio di Astarion una volta fatto fuori Casdor, ma quanto espressivo, ma lui
lui super espressivo mi ha fatto veramente commuovere, ma anche Cuore Scuro. E Karlach quando scopre di non avere via d'uscita, quando è convinta di dover morire per forza e lei non voleva andare negli inferi e sbotta come una pazza e perde... verso la fine, dopo che incontri di nuovo Gortash, non c'è più speranza. Cioè, veramente i brividi. Come hanno curato, come hanno scritto sti personaggi, cioè straordinari, bellissimi. La scena finale della quest di Cuore Scuro, veniva di abbracciarvi tutti, ragazzi. Io tutto il tempo ti voglio abbracciare. Volevo abbracciare tutti. No, Spider-Man 83 CT, cioè Final Fantasy 7 Rebirth non credo proprio che abbia. Potrà essere un grandissimo gioco. Baldur's Gate 3 è uno di quei capolavori che è uscito nel 2023, il prossimo chissà tra 20 anni forse. Non si sa. No, sì, Neil Newborn se l'è meritato tutto. Se l'è meritato tutto, è piaciuto tantissimo. Mi sono piaciuti un po' tutti. Ecco, forse l'unico personaggio un po' meno... è stato Will, che è un po'... mi sono un po' meno affezionata. Mi è sembrato un po' più... così. Perché anche se Gale è un red flag totale, però comunque è ben caratterizzato. Will l'ho visto un po' più blando. E poi tra l'altro, ecco, Will invece è stato il primo che subito ci ha provato con me fortissimo. E... Dopo Lysel proprio immediatamente. E quindi lui un pochettino mia... Non lo so, un po' così. Sbaglio, all'inizio l'avevi un po' sottovalutato Baldur's. Quando hai cambiato idea? No, non l'avevo sottovalutato, Sofia. Però c'è stato un momento nel terzo... No, io tra l'altro l'avevo preso pure in Early Access 2 anni fa, perché io proprio non vedevo l'ora. L'ho messo sempre nella top dei più attesi, perché non vedevo l'ora di giocare a Baldur's Gate 3. Io ho sempre amato questi tipi di giochi di ruolo. Perché Will è il classico eroe senza macchie, un po' piatto. Sì, esatto. Will è un po'... Non è proprio stereotipato, perché anche lui ha le sue particolarità. Anche lui, per esempio, ci sono... certe situazioni in cui lo vedi vacillare, in cui cambia idea, in cui scende a compromessi. Poi ragazzi, lui è un warlock, ha fatto un patto col diavolo, quindi non è proprio un eroe senza macchia. Comunque, anche se lo fa per fini nobili. Però al di là di questo, che stavo dicendo? Quando ho cambiato idea? No, io non l'ho sottovalutato. Per me è stato stupendo sin dal primo secondo. È uscito in un momento sbagliato per me, perché avevo la fissazione perché dovevo giocare Starfield, che era il mio gioco più atteso. Al terzo atto c'è stato un momento in cui ho avuto un momento di stanchezza. Mi aveva un po' stancato e sono successe contemporaneamente un po' di cose. Avevo un sacco di problemi tecnici col PC, cioè su PC, perché il terzo atto scattava in un modo... cioè c'erano un sacco di problemi di cali di frame che mi davano fastidio. Però vabbè, io passo sopra i problemi tecnici, però mi davano molto fastidio. Si è sommato al discorso che avevano rapito Alsin e quindi mi ha fatto rushare quella parte lì, e non la volevo rushare, ho dovuto lasciare da parte delle quest, e quando mi metti fretta mi vengono i nervi. Stavo vivendo la romance con Gale malissimo, perché non mi stava piacendo per niente, ero molto delusa. Tra l'altro avevo con me Gale quando sono entrata nella taverna con i due drow, fratello e sorella, che ci provano con te, che con cui potete fare una notte di fuoco. E quella cosa mi ha deluso tantissimo, perché io ho accettato e Gale non ha reagito minimamente. Ho detto, ma che cos'è? Ma veramente? Cioè, non esiste. In un gioco BioWare avrebbe reagito. C'ero rimasta proprio male. Ho detto, vabbè, è un problema di scrittura della romance. Invece a posteriori, secondo me, era un bug, comunque è un problema che ho avuto io, non lo so, perché in realtà è come se reagiscono tantissimi personaggi alle varie situazioni. Sono stata sfortunata, mi è capitata tutta una serie di situazioni che mi hanno preso per stanchezza. E quindi un po' mi ero allontanata in quel periodo lì.
Invece poi ho giocato col giusto mood. Stavo pensando alla dea in quel momento. Aspetta, torno indietro. Will per me è il più noioso. No, infatti non è proprio perfettino Will. A me piace. Il terzo atto è un po' rotto. Ma adesso no, adesso è perfetto. L'hanno pacciato. Non lo so, è perfetto. Io ho fatto la pulsione oscura. Will mi ha mollato appena ho fatto definitivamente la scelta. Gli altri non mi hanno tradito. Invece lui non ci ha pensato mezzo secondo. Vabbè, effettivamente si fanno cose troppo brutte. Ed è bellissimo notare che quando tu devasti il boschetto nella run pulsione oscura, i companion, alcuni, cioè Astarion, Gale, Lysel e Cuore Scuro accettano indefessamente questa cosa, ma in modi diversi. Cioè lo accettano proprio. Cuore Scuro si ubriaca e ti tratta con estremo distacco, ma anche Astarion in realtà ti tratta come per dire: mamma mia, cioè sei peggio di come pensassi, sei proprio la feccia della feccia. In quel momento ci ho provato e mi ha detto: non ho altri standard. Io pensavo perché ero stata troppo cattiva, invece evidentemente forse era un altro discorso. Cuore Scuro si ubriaca fortissimo. E non c'è proprio modo di rendere cattiva Karlach. Non lo so, Tenaga, perché io non l'ho potuta prendere, perché se non c'è Will non c'è Karlach. Quindi ecco, non credo, perché Karlach è proprio una patatina. Karlach è proprio una patatina, non si può rendere cattiva una patatina. Karlach è un cuoricino. Io invece, sai che ho avuto il tuo problema al contrario, ho proprio abbandonato Starfield per Baldur's Gate 3, poi ho tentato di riprendere ma ho abbandonato per noia, non mi ha preso, a differenza di Baldur's Gate 3 che mi ha proprio rapito. Vabbè, sì, lo capisco benissimo, ovviamente Baldur's Gate 3 è un gioco realizzato molto meglio rispetto a Starfield. Starfield può piacere lo stesso, a me è piaciuto lo stesso, per altri ben altri motivi, però se parliamo di in termini oggettivi, ragazzi, non c'è paragone. È possibile fare una run pulsione oscura ma scelte buone? Sì, puoi fare una run pulsione oscura in cui vai verso la redenzione, puoi allontanarti e resistere alla pulsione. E per quanto riguarda le classi invece, questa nuova run che sto facendo super completista la sto facendo anche super purista, cioè sto cercando di non multiclassare tranne Astarion, perché ragazzi, ladro puro, che vedevo di. Io lo devo multiclassare con Ranger e Guerriero, perché sennò non mi va. Io se non faccio 5 di ladro, 5 Ranger, 2 Guerriero per Astarion, non andiamo da nessuna parte. Quello lo devo fare per forza, perché solo ladro non andiamo da nessuna parte. Invece mi suggerite una... Adesso sto prendendo Jaira in questa nuova run. Mi suggerite una multiclasse diversa per Jaira? Perché lei di norma è Ranger. Ma come Ranger ho già appunto Astarion, che è multiclassato. Vorrei fare una cosa diversa. Non sia già presente in altre classi. Cioè il druido ce l'ho già. Vorrei fare una cosa diversa. Che ne so? Bardo con qualcos'altro. Monaco? Però lei si presenta con quelle spade dietro. Non ce la vedo tanto come Monaco. Forse vedrei come Monaco più Minsk. Anche se Minsk secondo me è più barbaro. Ma barbara c'è già Karlach. Anche Minsk. Ecco, qualcosa di particolare per Jaira in Minsk. Sì, l'ho presa lei nella prima run, ma faceva sempre la Ranger. Io avevo due Ranger. Le ho multiclassate uguali alla fine. Dicono che il palabardo sia fortissimo. Cioè paladino più bardo. Paladino sto sperando di prendere Mintara. Ancora ho sta speranza che mi funzioni sta storia di Mintara. Monaco l'ho provato con Minsk, quantomena. Ragazzi, Minsk lo faccio Monaco. Detta così, si fa Monaco. Minsk lo faccio Monaco. Ho deciso. Però ecco, mi manca... Ecco, come classi mancano il bardo.
perché io sono maga, quindi Gale l'ho fatto stregone per fare diversi. Gale l'ho cambiato in stregone. Manca effettivamente. Cosa manca che non hanno i personaggi principali? Pare solo Bardo e Monaco. Ci sono altre classi, non mi sto ricordando. Monaco prende malus se usa armi mena solo con le mani. Devo approfondire il discorso del Monaco, ma non è un problema, lo faccio menare con le mani. Il bardo bellissimo, la mia era bardo puro. No, sapete come sto facendo col bardo? Ho fatto un personaggio gregario. Bardo. La tengo nell'accampamento. Prima di partire faccio dei perk che durano fino al prossimo riposo lungo e poi la metto da parte. Cioè, prendo sto bardo sempre nell'accampamento e ho fatto sta cosa, però non lo so, non è proprio la stessa cosa che avere un bardo nel party. Sono furbissime. Dite Minsk e Bu, ovviamente Minsk e Bu. Tra l'altro anche Chierico è fortissimo, cioè a un certo punto come si chiama, Cuore Scuro diventa una iena, diventa fortissima. Super sottovalutato il Chierico. Come il bardo fa controllo di campo pazzesco, io mobilizzavo sempre tutti e poi spedivo Astarion e Karlach a crittare come i pazzi. Esatto, vedi. Sono invisibile. Vuol dire sono invisibile. Non portare Minsk nella quest di Nove Dita. Non so se quegli altri hotfix hanno sistemato, però nella prima run si è buggata la quest perché Minsk e Nove Dita hanno parlato fra di loro. Io mi pare di averlo portato. Non ho avuto nessun bug da questo punto di vista. Quante ore di gioco prevedi per Dragon's Dogma 2? Una marea, perché Dragon's Dogma 1 l'ho divorato. Ero proprio pazza. Mi ricordo che come classe avevo fatto l'arciere magico. Quindi ero maga arciere, perché potete crossare le classi. Io, se mi è piaciuto tanto quello, questo da quello che ho capito sembra praticamente quello, però per come doveva essere. Io sono sicura che mi piacerà. Paladino molto bello con lo con lo stregone, il famoso Sorciadin. Sorciadin. Cuore Scuro ci fanno tutti i meme che missa, ma fate la chierico della tempesta e vedete. Ma poi guardiamo guardiani spirituali. No, ragazzi, guardiani spirituali. Fate guardiani spirituali. Evoca il guardiano, il coso così. Evoca l'arma. E questa la mandi a passeggiare per... deve passeggiare per il campo e guarire le persone. La più forte del gioco. Glifo di interdizione. La più forte del gioco. È vero che missa. Perché di missare missa. Cioè, se vi fate lanciare una cosa al 90%. Mancato. Sempre. Però alla fine lei non... deve solo lì passeggiare. Ed è fortissima. Una cosa che ho notato, c'è la sfiga di Char, che indipendentemente da se è stata a livellare tantissimo o no, bene o male arrivate verso il terzo atto a livello 12. Cioè ci sono arrivata con tutte e tre le run. Giocando, la seconda ho rushato totale per farla tutta cattiva, senza troppi fronzoli. La prima l'ho fatta equilibrata, la terza la sto facendo... super completista, eppure sono al passo coi livelli, cioè mi ritrovo bene o male nello stesso punto con gli stessi livelli. Non credo di star livellando in maniera migliore o più veloce, non so, questa è la mia impressione, indipendentemente dalla velocità. Ovviamente nella run completista sono equipaggiata molto meglio, cioè ho molti più equipaggiamenti. E amo che questo gioco non ti costringa a farmare. Esatto, cioè Tenaga, lo stavo dicendo in senso positivo. Hai continuato a giocare col pad o giochi con tastiera? No, nozze. Tastiera.
mouse e tastiera. Dico la verità, io ho giocato abbastanza col pad perché volevo... Mi veniva più comodo, avevo problemi col PC, e questa è la verità totale. Avevo problemi col PC e quindi dovevo giocare per forza con un altro PC che però mi veniva meglio giocare con la, col controller. E... molto meglio mouse. Questo è un gioco che è stato pensato benissimo col controller, cioè veramente hanno fatto un miracolo secondo me. È giocabilissimo col controller. Però mouse e tastiera hanno decisamente qualcosa in più. Più comodo. Più comodo. Più comodo. Io poi con lì col mouse passo davanti a tutte le cose. Cercare ogni minimo anfratto. È molto più preciso. Ora però quest'altro, questo PC, non so come mai, dopo un po' che gioco, non questo da cui sto streamando l'altro, dopo un po' che gioco a Baldur's Gate, si spegne e si riaccende. Si riavvia. Dopo... non so, dopo un po'. Perché? Uffa, infatti ora sto giocando al portatile. Polvere. Ci ha dato sempre problemi e alla fine abbiamo sostituito la pasta termica e si è risolto. Ho giocato per tantissime ore, centinaia di ore, senza problemi. Ora è un po' di tempo che appena inizia a giocare, passa un po' di tempo, si spegne e si riaccende da solo subito. Lo faceva anche a sub con The Witcher. C'era un problema ma non ricordo cosa. Vabbè. Alimentatore. Ma non penso perché si... No. Perché alimentatore? L'alimentatore è super potente. Sì, no. Il pad l'hanno implementato benissimo. Però pulirlo alla polvere non la controlla mai nessuno. No, ma poi l'abbiamo pulito, l'abbiamo sistemato. Perché è stato dal tecnico... neanche 2 mesi fa per sostituire la pasta termica ed è perfetto. Il tecnico che è sul modding, uno che ci segue. Infatti domani lo faccio venire a casa e lo faccio venire a casa. Gli chiedo se può venire a casa, poverino. Gli chiedo se è così gentile da venire a casa ad aiutarmi col PC. Se non sbaglio ti è successo anche una volta mentre Raiden era in live con noi. Sì. Esatto, Curaudi, esatto. Ma qualche giorno fa. Qualche giorno fa. Comunque è un bel PC, bello potente, tutti i pezzi nuovi. Però, boh, io queste cose mi fanno imbestialire. Anche perché dopo che uno sta combattendo da un'ora, vabbè che puoi salvare anche durante i combattimenti. Questa cosa l'ho scoperta solo di recente. Non sapevo si potesse salvare durante i combattimenti. Io vivevo i combattimenti con l'ansia. Invece si può salvare sempre. Quindi ora salvo ogni secondo. No, non è la pesantezza del gioco, ragazzi. Cioè, c'ho un PC della Madonna. No, no, no. Ma a me mi va su con tutto ultra super fluido, 120 fps. Io salvo di continuo ad ogni lancio di dado. Ma io ho la cosa che mi accollo. I dadi falliti. Però dipende. Se mi sono messa in testa che devo fare una cosa ben precisa e mi si fallisce il dado, tipo fallimento critico quando magari hai pure tutti i bonus possibili, allora magari faccio aspetta, carica. Perché no, per una botta di sfiga non la rovino la tutta la run. Però per piccole cose accetto indefessamente. Non accetto i dadi falliti. Hanno inserito, ragazzi, una difficoltà, cioè c'è la difficoltà personalizzata. E potete decidere anche la difficoltà del dado. Questa è una cosa bellissima. Questa è una cosa stupenda. Lo facciamo tutti, in realtà, diciamoci la verità. L'unica cosa che non ho fatto nella mia run pulsione oscura è stata tagliare la mano a Gale. Perché mi è sembrato eccessivo. Proprio quello non... Ho detto, no, aspetta, va bene essere super cattiva, però... con i companion non volevo fare troppi casini. Qualche giorno fa 5 fallimenti critici sullo stesso tiro usando le ispirazioni. Non so come sia possibile. No, non è possibile 5 fallimenti critici. Assurdo.
assurdo, però fa molto ridere. Ogni tanto mi succede che nonostante il numero superiore richiesto me lo dà fallito. No, questo non è possibile, Anastasia. Mi sembra stranissimo. Cioè, se superi il numero richiesto e te lo fallisce, no. Com'è possibile? Va bene sterminare un intero boschetto di druidi e bimbi, ma tagliare la mano a Will, no. A Gale, no. No, però veramente mi è piaciuto tantissimo anche la storyline dell'imperatore. Il personaggio dell'imperatore, secondo me, poteva anche essere approfondito ancora di più. È un peccato che non lo vediamo mai da umano. Cioè, sappiamo chi è, ma non si vede mai bene. Come mai, secondo voi? Cioè, che ha ucciso Karlach, ma con quale cuore? Non lo so. Ah, tra l'altro un altro personaggio fantastico è l'avvizzito. L'avvizzito best character. A parte che è bellissimo, secondo me, l'avvizzito. Ragazzi, l'avvizzito è un personaggio bellissimo. L'avvizzito nel mio cuore. L'avvizzito è sottovalutato. No, Tenaga, ma che stai dicendo? Cosa stai dicendo, Tenaga? Ovviamente no. Cioè, almeno penso di no. Poi, oddio. Me l'ha detto un amico. No, ti trollava. Cerco su Google. Cerca su Google e fammi sapere. Poi per me, che ho tutti i progressi della lore di D&D, tra l'avvizzito e l'imperatore sono impazzita. Vabbè, l'imperatore lo spiega tutto... Viene spiegato tutto nel gioco, in Baldur's Gate, chi era l'imperatore. Vabbè, siamo qua in una live spoiler che era Balduran, no? Ci stiamo dicendo le cose giuste, no, ho capito male io. Ma l'avvizzito non viene detto, però ci sono varie teorie, insomma, che qualcuno pensa possa essere Jergal, insomma, ci sono varie teorie sull'avvizzito, però non viene spiegato nel gioco. L'avvizzito in inglese si chiama Withers. Grazie Ravenant89, grazie mille. Sì, dovrebbe essere Jergal, sì. Alla fine si dice che era il dio originario della morte. Eh sì, si dice solo questo, quindi dovrebbe essere appunto Jergal, di preciso non si sa. Ma invece dell'imperatore si dice palesemente il nome, però non si vede in faccia. Grazie Panastyle. Non si vede in faccia o mi ricordo male? Mi pare che non si veda mai in faccia. Si vede sempre nei ricordi, si vede sempre di spalle. Cioè qualcuno potrebbe dire... Magari era una donna. No, non credo. È Balduran, quindi non può essere. Però all'inizio, quando non lo sai... Comunque non bisogna per forza conoscere la lore di D&D perché viene tutto spiegato nel gioco. A parte qualcosa. Non si vede. Si vede incappucciato, infatti. Puoi fare sesso con l'avvizzito con una mod. Ma perché? Tenaga, la domanda è... perché no? Grazie Christian Black 01. Mi porterete Mortal Kombat 1? Sì, abbiamo parlato proprio oggi con Raiden. E vogliamo giocare a Mortal Kombat. Assolutamente sì. Tenaga, tu sottovaluti. Ormai si può fare tutto. Ragazzi, tra l'altro... secondo voi... Ora è uscita la notizia che l'Arian è già... sta lavorando già al primo atto del nuovo gioco. Ok. E già qui il cuore batte. Di Balduran vedi le statue nella Rocca del Dragone. Cercare statue Rocca del Dragone in Balduran. Vabbè. Se il cuore non batte devi preoccupare. Effettivamente sì. Stavo dicendo... Scordata. Ah, stanno lavorando al coso. Ma secondo voi non lo fanno qualche espansione per Baldur's Gate 3? Sì.
Secondo me la fanno lo stesso. Magari si dividono in team. Avranno altri team interni sicuramente, perché sicuramente faranno altri. Dai, sì. Speriamo.